Amici sportivi appassionati di calcio a 5, buongiorno e benvenuti al Palameucci di Aprilia. È la settima giornata di ritorno per quanto riguarda il campionato regionale Under 21 Girone A e Ligue Aprilia affronta la formazione della Visfondi, rosato con il 7, dunque sono 8. Attenzione intanto a questo primo tiro in porta che è stato scoccato da Di Iorio, splendida risposta da parte del portiere Zituni. Altro pallone che viene scaraventato in avanti, un colpo di testa, forse il pallone era uscito, si prosegue, bel diagonale da parte di Vaticone. La risposta di Enderle, già diversi minuti in cui non si registrano conclusioni in porta, adesso c'è questa bella finta da parte del numero 10 e poi la conclusione da parte di Luciano, ci ha provato Luciano, altro tocco e fallo laterale e poi c'è questo gol di giustezza, di prepotenza e anche di precisione da parte di Todisco, che ci aveva già provato diverse volte e porta in vantaggio la sua squadra con questa fucilata. La rincorsa e il gol, qui era posizionata malissimo la difesa della Visfondi, ha segnato ancora Todisco, un destro centrale, non sembrava un tiro irresistibile, è passato praticamente a fianco della barriera, il portiere non era posizionato benissimo, 2-0 per l'Igles, dunque un paio di guizzi interessante, c'è questo bel tiro in porta sull'out di destra, deviazione in calcio d'angolo da parte di Enderle. Adesso la Visfondi sembra spingere con più convinzione, altra sventola da parte di Vaticone e la deviazione in calcio d'angolo di Enderle, conclusione viene ribattuta, ancora Palma rischia di perdere ancora questo pallone e poi da solo davanti al portiere, non è freddo Di Iorio, poteva far meglio qui Di Iorio, aveva comunque controllato, seguito con gli occhi e lo sguardo, ancora una conclusione pasticcia qui la difesa della Visfondi, sta sbandando in maniera piuttosto evidente la retroguardia, attenzione è arrivato ancora Todisco che ha seguito l'azione e poi al posto giusto nel momento giusto ha trafitto per la terza volta Zituni, poter far male nuovamente alla difesa della Visfondi. È uno schema, il tentativo di Cucuzzella è entrato da poco, poi c'è ancora Todisco che caccia in porta, ruggisce ancora l'Eagles con il suo capitano che cala il poker, 4 gol dell'Eagles, 4 gol di Todisco. Pannozzo sbaglia tutto, che errore da parte sua, poi cade anche Palma e segna un gol semplice Cucuzzella, approfittando di un patatrack, di una frittata clamorosa per la formazione ospite, che poi va ancora a bersaglio, altro gol meraviglioso questa volta di Vicca con il sinistro, ha rubato il tempo a Zituni e è riuscito a indirizzare alla sinistra del portiere, pallone conquistato adesso dalla Visfondi, ci prova e caccia e porta, una bella conclusione questa da parte di Pannozzo. Adesso prova a reagire la squadra di casa, un'azione splendida, una mezza girata da parte di Zucchi messa in calcio d'angolo da Zituni, ma il tocco verso Todisco, lancio illuminante di Todisco, splendido per Vicca che ha provato di prima stigare la leggerezza del capitano avversario, pallone intanto servito a sinistra e c'è un gol, il primo gol della Visfondi, lo ha segnato il numero 9 Vaticone, che era stato colui che aveva fatto le cose migliori per quanto riguarda la sua squadra nel primo tempo, 6-1, ancora una conclusione da parte di Todisco che adesso vuole comunque riprendere in mano la situazione. Immaginiamo ancora intanto Cucuzzella che ha provato a esplodere il destro che è terminato sul fondo, che fosse un arbitro particolarmente pignolo e puntiglioso l'avevamo già scoperto, attenzione ancora a questa possibilità che non va a buon fine qui Vaticone, che lui murato alla fine, lui l'ultimo a toccare, errore clamoroso da parte del portiere della Visfondi, Cucuzzella e salvataggio sulla riga di porta da parte di Palma, giocate che sembrerebbero piuttosto elementari e poi Todisco riaccende la luce e con il suo destro, che è davvero un destro pregiato, è andato a segnare il settimo gol, il quinto personale, che si è stata aiutata non poco dalla Visfondi che adesso ci prova, e il gol da parte di Pannozzo che è riuscito a infilare Enderle, che era uscito però alla disperata per contenere Vaticone. Ben poca storia, è andato tutto nel migliore dei modi dobbiamo dire per mister Screpante, ancora un'azione ubriacante travolgente da parte di Todisco e poi non è riuscito a calciare in porta da posizione davvero molto favorevole e poi dall'altra parte c'è stato il contropiede della Visfondi
che non è andato però a buon fine. Qualche compagno da servire, costretto a portare il pallone, poi lo perde, ha cercato a lotta di infilarsi e poi il destro e il pallone che è terminato sul fondo, anzi no, il gol, dobbiamo dire che non ci siamo neanche accorti che c'è stato questo gol di D'Aiello. 120 secondi di gioco, bella iniziativa nuovamente da parte di D'Aiello. Il direttore di gara potrebbe anche fischiare la fine di questo confronto e lo fa in questo momento. Dunque la formazione dell'Eagles vince in goleata questa partita contro la Visfondi, trovando in Todisco l'assoluto mattatore di questo match. Ha segnato una ha segnato davvero tantissimo, 5 gol se non andiamo errati, e dunque con queste immagini un saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi.